Buon pomeriggio, eccoci tornati ad Onde Quadre, siamo qui con un ospite speciale, abbiamo l'assessora della città di Torino alla transizione ecologica e digitale, innovazione, ambiente, mobilità e trasporti, Chiara Foglietta. Varie benvenuta. Benvenuta. Grazie. Allora, abbiamo appena visto, abbiamo sentito che hai fatto un primo discorso appunto qui a Biennale Tecnologia, quindi siamo molto curiosi di sapere anche come sia andata il primissimo incontro che era Ciao, sono Camilla, alla scoperta dell'assistente digitale per i cittadini, ma prima di tutto volevamo anche avere magari un'introduzione per chi dei nostri ascoltatori ancora non ti conosce, quindi magari una breve introduzione e poi spostarci verso cosa è per te Biennale, cos'è stato questo primo panel? Chiedere a me breve introduzione vuol dire che stiamo qui fino alle 7. Allora, ciao a tutti, sono Chiara Foglietta, sono una dottoressa di ricerca in ingegneria biomedica, ho frequentato il Politecnico fino alla fine del 2011, quindi sono sempre molto contenta di tornare a casa, soprattutto quando vengo adesso da 2 anni e mezzo a questa parte in veste ufficiale. Oggi abbiamo presentato Camilla. Camilla è un progetto del CSI Piemonte che aiuterà le nostre cittadine, i nostri cittadini a sbrogliarsi un po' quando devono avere a che fare con la cosa pubblica, no? Quindi chiedere delle informazioni, chiedere dov'è l'anagrafe più vicina per rifare la carta d'identità, come poter fare una pratica magari per un'edilizia privata, chiedere che alberi dobbiamo potare nel prossimo futuro, come fare un abbonamento mensile, settimanale o annuale con il gruppo Torinese Trasporti, quindi rispondere alle domande della cittadinanza. Ok, io sono curiosa di sapere quale sia il legame tra il suo campo, quindi l'ingegneria biomedica, questa Camilla di cui ci ha appena parlato e anche un po' se c'è il collegamento con anche la sua carriera più politica, visto che sappiamo... Domande difficili che mi fate oggi. Allora, io ho fatto una tesi di dottorato mi sono dottorata il 3 febbraio del 2012 e ho fatto una tesi sui sistemi multiagente, quindi come utilizzare l'intelligenza artificiale in un sistema di supporto alla decisione e prescrizione elettronica della terapia, quindi gestione della terapia elettronica. 12 anni fa ormai, no? Adesso invece siamo nel 2024, parliamo di intelligenza artificiale, molti sono ancora troppo, della materia ancora troppo sconosciuta, quindi ci sono tantissimi dibattiti a cui parliamo. La mia formazione professionale continua a portarmela dietro, un po' perché quando sei ingegnere non è che togli la giacca dell'ingegnere e ti metti quella dell'assessore e smetti di essere ingegnere, lo sei sempre perché faccio 100 domande agli uffici, cerco di capire insomma gli scenari diversi, no? Io spesso chiedo, va bene, proviamo ad immaginare 3 scenari diversi, no? Quindi questo ovviamente tocca molto la mia formazione e soprattutto il percorso che io politicamente ho iniziato a portare avanti nel 98 quando andavo non molto distante da qui perché ho frequentato il Galileo Ferraris, non ho fatto tanta strada, diciamo, cioè, sì, ma non fisicamente non tanta strada dal liceo scientifico a poi la formazione universitaria e la politica è sempre stata la mia passione, poi mi sono candidata la prima volta a Torino nel 2016, mi sono poi ricandidata nel 2021, però è un po' come far parte di un'associazione, no? Io arrivo dal mondo LGBT perché sono una donna dichiaratamente lesbica, sono anche la mamma di Nicolò che è stato il primo bambino in Italia riconosciuto da 2 madri e questa formazione sociale e questo modo di approcciare alla vita esattamente come quella professionale si impatta ovviamente anche sul mio modo di fare attività di fare attività politica, cioè sempre stare a contatto col cittadino e cercare sempre di dare delle risposte anche quando le risposte non sono quelle che accontentano al cittadino, sono nota sempre per non dire sempre di sì a tutto, anzi, la mia collaboratrice che è qui davanti, che si chiama Roberta Bertero, ogni tanto mi dice, vabbè, ma ogni tanto Chiara, che lo facciamo, poi vediamo, no? Me lo dice meglio, adesso io l'ho un po' tagliata con l'accetta, però io purtroppo, anche e soprattutto per la formazione che ho avuto in questo istituto, preferisco dire la verità, no? Preferisco sempre dire cosa si può fare e cosa non si può fare, e poi ovviamente cercare di fare l'impossibile per fare anche quello che non si può fare. Bello, molto interessante. E io sono curiosa, visto che lei ha frequentato il Politecnico di Torino, di sapere se in questi giorni di Biennale magari è riuscita a vedere
un cambiamento negli studenti che ci sono adesso, che c'erano magari qualche anno fa quando lei era qui, se c'è, vede magari più partecipazione verso alcuni argomenti piuttosto che altri. Quando io venivo al Politecnico, cioè 20 anni fa, in effetti Biennale Tecnologia non esisteva. Noi avevamo molti meno capelli, questo è vero, soprattutto i maschi avevano molti meno capelli, adesso in effetti no, eravamo un po' più nerd, no? Però non era secondo me tanto la formazione politecnica, erano proprio gli anni che erano molto diversi. Il dibattito a cui ho partecipato oggi è stato molto partecipato, devo dire che, ecco, se posso dire i miei tempi, anche se mi state facendo sentire molto vecchia, tutte e tre, devo dire che la partecipazione era molto diversa, anche quando io ho fatto rappresentanza politica, anche in questo consesso, quando ero in consiglio di facoltà e poi ero rappresentante dei dottorandi in Scudo, la partecipazione era proprio un'altra cosa, forse perché i nostri tempi avevamo molta meno coscienza politica o chi ce l'aveva non riusciva a trasmetterla a sufficienza agli altri studenti e alle altre studentesse. Chiaro. E poco fa siamo riusciti a parlare con una dottoranda che ci parlava del gap di genere che c'è al Politecnico, ma in generale in tutte le facoltà STEM, quindi tecnologiche, e pensa che sia cambiato nel tempo questo gap o più o meno sia rimasto quello che era anni fa, perché lei ci ha parlato di questo studio che sta facendo e comunque dei miglioramenti che ci sono, anche se non troppo visibili per le nuove policy che sono state introdotte in queste facoltà. Ma quando io ho iniziato a frequentare biomedica eravamo più o meno, sarà che forse biomedica molti l'avevano confusa quando è partita con medicina, invece sono due cose ovviamente molto diverse, eravamo abbastanza un 60-40, 60% genere maschile e 40% genere femminile. Purtroppo non mi lasciano abbastanza tempo per frequentare i corridoi del Politecnico in questo periodo, quindi non ho una mappatura precisa della percentuale di questi giorni. Quello di cui però ad esempio mi rendo conto è che adesso si dà molto meno scontato fuori quando una donna davanti che non possa prioristicamente essere un ingegnere. Quando io mi sono laureata e facevo il dottorato, seguivo delle vostre colleghe durante la tesi della specialistica piuttosto che della triennale, e quando passavo nei corridoi dei nostri ospedali, cosa succedeva? Che io ero la signorina del software, no? Nota frase di un medico che dice: ah sì, no, aspetta, era al telefono, aspetta un attimo che c'è la signorina del software. Io gli ho detto: ma chi è sta signorina del software? Ma non l'ho fatto tanto per me, l'ho fatto perché accompagnavo una tesista ed era importante che lei capisse che bisognava invertire questa narrazione in cui la donna non poteva essere un ingegnere, non poteva essere un'avvocata, non poteva essere un medico. Ecco, da lì secondo me si inizia a vedere qualche differenza. Ho citato questo esempio perché allora il medico mi dice: no, ma perché sa, non ha il camice, e quindi io do per scontato che... Io ho detto: guardi, ma non è che se io non ho il camice non posso avere un titolo. E allora, per scherzare, mi avevano portato un camice, così allora almeno in quel modo lì lui iniziava a riconoscere il nostro ruolo. Ecco, però secondo me c'è ancora tantissimo da lavorare per sfondare il tetto di cristallo, però devo dire che anche ruoli apicali a livello politico piuttosto che a livello manageriale, nei giorni scorsi, anzi ieri, è stata proclamata all'Università di Milano la prima rettrice donna dopo 100 anni, questo ovviamente, non me ne voglia il nostro fantastico e magnifico rettore Stefano Corniati che abbracciamo da qui, però è un segnale importante del tempo che cambia. Assolutamente sì, anche noi possiamo vedere adesso che ci sono delle differenze, c'è soprattutto tanta attenzione anche su questo punto di vista. Esatto. A proposito di cambiamento, c'è anche un cambiamento in atto dal punto di vista invece più ambientale della nostra città, appunto Torino, dove siamo anche adesso, che è un po' l'argomento che invece si svolgerà nel prossimo talk in cui ci sarà presente anche lei di domenica, giusto dalle 17 alle 18, che è Torino 2030, missione impatto zero. E quindi volevamo sapere se possiamo già avere qualche anteprima di cosa si parlerà, e quindi invogliare anche i nostri ascoltatori magari a prendere parte se non hanno già prenotato e se non hanno già deciso di andare a questo panel, perché è importante comunque seguirlo. Ma guardate, io ho tante deleghe, le elencate tu prima, hai dimenticato i servizi cimiteriali, ma immagino non mi interessano più di tanto, però...
abbiamo dovuto cercare un filo conduttore, no? tra tutte le deleghe, perché così facesse da un po' da gancio, da traino in questi 5 anni di mandato. È uscita una call appena ci siamo insediati sul Net Zero Cities, no? Quindi cercare di rendere la città entro il 2030 green and smart, che è più facile a dirsi che a farsi in tutto ciò. Allora io ho detto, ma sì, che bello, candidiamoci. Gli uffici mi hanno detto, ma lei è pazza probabilmente, no? Perché cercare di raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, 20 anni prima di quello che dovrà fare il resto d'Europa, è oggettivamente un lavoro importante. Ovviamente siamo stati selezionati ad aprile del 2022 e abbiamo da poco depositato il dossier di candidatura alla Commissione Europea, grazie al grandissimo lavoro che l'Energy Center e il Politecnico di Torino, e non solo, hanno dato alla città di Torino nel scrivere il dossier di candidatura. Dossier in cui ovviamente io purtroppo non vi potrò parlare neanche domenica del piano delle azioni, sicuramente di quello degli investimenti e degli obiettivi, del piano delle azioni no, perché purtroppo è secretato, no, perché Commissione Europea, visto che siamo in attesa della valutazione finale per capire se prenderemo questa label da città che dovrà sfidare il tempo, ce lo deve ancora comunicare. Detto questo, sono tantissime le iniziative che abbiamo già messo in campo e che stanno andando avanti per raggiungere non solo la neutralità climatica, ma ovviamente il contenimento dei gas climalteranti. Voi, come sapete, abbiamo una città che purtroppo ha degli altissimi livelli di smog, sia a livello di PM10, di PM2,5, di diossidi di azoto. Ecco, da tutte le iniziative che stiamo mettendo in campo, a partire dalla decarbonizzazione dei trasporti, no, con il nuovo piano dei trasporti, farà sì che riusciremo a raggiungere questo obiettivo, soprattutto per quanto riguarda il PM10 e il PM2,5, avendo io la delega alla qualità dell'aria, capirete che sono sempre piuttosto attenta sul tema molto prima. Vorrei anche citare una delle iniziative, Monica mi guarda malissimo, vorrei anche citare una delle iniziative di cui volevo parlare anche, e ho già parlato in realtà con il nostro magnifico rettore, il vostro magnifico rettore, ma il mio caro amico Stefano Corniati, che mi piacerebbe tantissimo pedonalizzare tutta la parte che è antistante in ordine al Galileo Ferraris, il liceo scientifico Galileo Ferraris, l'istituto tecnico Sommelier e anche il Politecnico di Torino. Io conosco molto bene questa zona, l'ho frequentata per 13 anni della mia vita. Il rettore precedente ha fatto un grandissimo lavoro sistemando superficialmente l'ingresso del Politecnico. Secondo me adesso bisogna fare un passo in più e togliere definitivamente le auto davanti a questo slargo. Lo dobbiamo fare perché gli studenti e le studentesse, anche ancora all'università, devono avere una parte un po' più ampia in cui ritrovarsi, in cui fare socialità e non pensare sempre solo al luogo dell'università piuttosto che ai licei, agli istituti tecnici, come il luogo in cui bisogna andare solo a studiare. La socialità è importante e lo diciamo soprattutto dopo questa brutta esperienza della pandemia da Covid-19. Bene, grazie mille Chiara per essere intervenuta ad Onde Quadre, noi ti salutiamo e grazie ancora per l'intervento. Grazie a voi.